E a tutti ciurma e benvenuti a Giochierino in questo nuovissimo episodio su The Evil Within. Mi raccomando ragazzi, vediamo se riusciamo a raggiungere i 25 like. So benissimo che possiamo farcela. E vi ricordo che potete avere il 5% di sconto sull'acquisto di videogiochi utilizzando il mio codice sul sito digital24.it. Trovate il tutto in descrizione, come ci trovate anche i link nei miei social. Ebbene ragazzi, la volta scorsa con mio enorme rammarico abbiamo scoperto che la nostra cara amica Donna Ragno, che poi sarebbe appunto, come qualcuno di voi mi ha fatto notare, effettivamente la sorella di Ruby, è ancora viva. Perché io non vedo l'ora oggi di incontrarla. Ci eravamo aperti la strada qua l'altra volta. Vediamo un pochettino come siamo messi a colpi. Un po' come il cavolo, vero? Ovviamente, Giochierino, che cosa ti aspetti? Aspettate, quindi che cosa dovrei fare adesso effettivamente qua? Ci troviamo di fronte a un dilemma già nel primo minuto di video, è così, vero? Questo mi state dicendo? Ah, meno male, mi hanno mandato un suggerimento. Ah, grazie mille, hanno visto che ero tipo nella cacca fino alla cima dei capelli, però ho detto, senti, asce, ma guarda, devi sparare a qui. Ecco fatto, tac. Perfetto, quindi adesso possiamo passare di qua. Non ci sono problemi. Ah! No! 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 Aiuto! Aiuto! Ah! Ah! Oddio che faccio, oddio che faccio, oddio che faccio! Oddio che faccio, oddio che faccio! Non lo so, non lo so, non lo so! Non lo so, non lo so! La odio, già l'ho detto la volta scorsa, oh merda. Che faccio? Ah! Oh vabbè, mi sto cominciando a scocciare, ve lo dico. Sappiamo benissimo che l'unico modo per ammazzarla, ragazzi, è usare il fuoco. Però questo dilemma rimarrà un dilemma, insomma, perché non ho la minima idea di come fare per ammazzarla. Ecco. Il punto è, la soluzione è davvero questa? Che ci mette una vita a spegnersi. Va bene, è che mi sembra strano ragazzi tutto questo. Cioè, aspettare che si spengano le fiamme 3 ore mentre questa ci insegue così, mi sembra troppo strano. E poi ci mette 3 ore, ragazzi. Ah! Ecco, vabbè. Porca vacca! Il punto, ragazzi, è che non c'è un altro modo. E la cosa divertente, tra virgolette, se volevo definirla così, è proprio questa, che non c'è un altro modo. Dove la leva? Ma perché? Perché? Ma perché? Tira! Ecco. Ciao! Diciamo ciao, Ah, aspetta! Sopra a queste fiamme si può sparare per quando arriva. Vieni, vieni, vieni se c'è il coraggio. Vieni, pezza di merda. Ah. Che cavolo. Scusa, Dai, muoviti. Pizzica. Che abbiamo qua un dardo, va bene. Oh, oh. Porca, e adesso? No, 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 no. Che cacchio sparo? Sta per prendere fuoco. Sta per prendere fuoco. Ah, leva. Leva. Ok, ok. Madonna che panico pure oggi, Porca miseria, non si può vivere in santa pace in questo maledetto gioco. È lì, è lì, è lì, è lì. Sta arrivando. Ah! Lasciami in pace, ti prego. Non so cosa ho fatto, pensavo di doverlo fare, l'ho fatto. Ah! Cavacca, miseria. Lasciami! No, vabbè, no, 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 ragazzi, non è cosa. Meno male mi ha salvato la partita qua. Cioè, è tutto quello che posso dire. Cioè, va bene, allora, sì. Ecco, vabbè, se quella mia mira fa schifo, siamo messi proprio. Ah!
praticamente la concia di tua madre. Ecco, penso pensavo di dover spegnere solo quelli, immagino, no? In più ci sono questa e... Ok. Butto, eh! Ecco, e mo sono la merda più secca e più nera. Oh, merda. No. Perché non passi qua, eh? Vieni qua, pezza di merda. Vieni. Ok, che mi manca? La leva qua. Dai! Che cazzarola! Dai! E tira! Ecco, vabbè, niente, è andata, ragazzi. E corri! Che altro devo fare? Sì, vabbè, sì, prendo fuoco da solo, ok, chiarissimo. Sto per morire, intanto direi di usare questa e di usare rapidamente una siringa, perché... Non so che altro fare, ragazzi. Sì, vai via, brava. Ah, si è aperta. Pizzica. Ah, l'ascensore! Ah! È mollato! Ma magari ti spappoli in qualche modo, stronza! Una manicure ogni tanto no, eh? Oh, sì. Oddio, cosa c'è adesso? Rubik? Che ti credi di essere? Io lo so chi sei. Seb. Certo, sono Seb! So ciò che vuoi, ciò che temi. Sopporterai il peso di ciò che ti costringerò a fare? Joseph non ce l'ha fatta. Joseph? Peccato ti abbiano coinvolto. In ogni caso, di te ormai posso fare ciò che voglio. Ok, sì. Dove stiamo andando? Il circolo polare artico, minchia, quanto caspita è lungo sto sotterra. Cazzo. Che incubo, perché? Qua c'è la stanza di salvataggio, questo mi interessa. Non è più stanza di salvataggio? Perfetto, d'accordo, non mi ha manco salvato la partita, non so se vi siete resi conto. Quindi che cosa devo fare? Devo entrare qui? Con 7 colpi per pistola, questo mi state dicendo? Che devo entrare qua? Davvero, volete che io entri qua? Che cosa volete che faccia, Rubik? Che cacchio vuoi che faccia? Sto povero Seb... Che me lo stai crocifiggendo, povera stella. Bellissimo, davvero bellissimo. Va bene, io entro qua. Qualcuno sta scrivendo un computer. Davvero, non si chatta su Facebook durante le ore di lavoro. E là? Leslie? Doc? Che fai, Doc? Che diavolo ha intenzione di fare? Provo a salvarci. Davvero? Sono serio? A me sembra che lei stia creando un altro mostro. Non ho tempo per questo, detective. Nemmeno io.
Leslie è già stato qui. Ed è tornato. È sopravvissuto al legame con Rubik. L'unico che ce l'abbia fatta, a quanto ne so. Ottimo. E questo che cosa c'entra con noi? È la via d'uscita, detective. La sola e unica. Quell'urlo! No, funziona. Siamo lontani. Grazie a Dio, basta. Funziona. Non funziona, mi sa, Doc. Che fai? Ecco, immaginavo, adesso sarebbe tornato indietro. Leva, stai bene? Mi sembra che stia... Ma doveva? Ma perché? No, ti prego, no! Ecco perché. Ecco. Doc, scappa, cavolo! Corra! Scappa! Vuole quello che vogliamo noi. Vuole uscire. Pazzino, questo demanda altro che uscire! Che due palle giganti! Come mi crescono le palle di... So che sei lì! Ascoltami, cazzo! Oh! Ma che cazzo? Ma che cazzo? Che è? Tizia Joy? Chi è questo tipo? Me lo vuoi dire o no? Però ti devi calmare, eh? Rubik deve essere molto arrabbiato. Ma va! Non pensavo che avrebbe mai rotto un terminale STEM. Cosa? STEM? Deve esserci vicino se sta tagliando col passato. Gli resta solo il contatto con il presente. Con lo STEM originale. All'ospedale. L'ospedale? Il Beacon Mental Hospital. Rubik è là. Aspetta lui. Se qualcuno non arriva prima di lui, non ci sarà scampo per nessuno. Le belle notizie, quelle che ci piacciono. Puzza di sangue fresco, sa? E tu puzzi di... Vabbè, niente, non te lo dico che sia già la tu profumi di latte e rose. Davvero, che c'è adesso qua? Marcello, Doc, no, ma perché ti sei fatto ammazzare come un pollo? Si segnala la scomparsa di dottor Marcelo Jimenez, responsabile del personale al Beacon Mental Hospital. L'ultima volta è stato visto nel suo ufficio mentre telefonava. Aspetta, quindi quello che abbiamo conosciuto noi, ma non era nemmeno il vero Doc, questo mi state dicendo? Boh, vabbè, quanti punti mocciolo c'ho? 100. Non mi ci compro manco una goleador con quelli, va bene, zia già, sono qui per salvare la partita. Va bene, me ne vado, ragazzi, adesso vediamo che cavolo ci tocca fare. Chi lo sa cosa succederà adesso? Ci sarà quel mostro in giro? E via. Leslie, che fine avrà fatto Leslie, ragazzi? Che è tutto un... Ah, aspetta, non cadere, aspetta, perché non so se devo andare pure di qua o c'è qualcosa qua. Ah, certo che c'è qualcosa, mappede. Mi butterò in questo buco, va bene? Ok, ragazzi, questa non posso prenderla. Io scendo.
Io l'ho detto che era qua in giro. Non vedo l'ora di incontrarlo. Sono così impaziente, maledizione. Datemi munizioni, vi prego. Non vedete che sono la cosiddetta cacca? Fino alla cima dei capelli, non lo vedete? Ma perché mi voglio così del male? Perché faccio questi giochi? Perché? Mi butto anche qua. Dai, dai, andiamo avanti. Esploriamo. Non mi conosci, non sai chi sono. Ciao, ciao. Ciao. Vabbè, doveva arrivare il momento in cui dovevamo affrontare. Ah! La concia di tua madre. Ok? T'ho detto, l'ho detto, lo sei cercato, va bene? Ragazzi, come faccio io da... Ma dove è in giro? Con questo coso che si aggira per questi luoghi. Come faccio io? Ma come faccio? Oddio, non mi piace, non mi piace, ve lo dico in anticipo che non mi piace. Ecco, lo sapevo! Oddio, merda, miseria! Corri, Sam, non ti guardare indietro, Sam! Ah! Oh, oh. Porca miseria, no! È il momento! È stato tutto questo che c'è il momento! Ah! Questo! Che devo fare? Che devo fare? Va bene, è la fine, è la fine! Non so cosa sto facendo. Ma cosa ho sparato? Ah! Oh merda! Che ah! No! Ah! Ah! Non c'ho più tardi congelati, ragazzi, che bello, eh! Ah! Ecco. Sì, però piano! Non ho tardi congelanti, ragazzi, questa sì che è stare nella merda. Questa sì che è stare nella merda. Sto nella merda, ragazzi, ma la merda nera, ma proprio nera. Non posso. Ecco. Non l'ho preso, vero? Ovviamente no. Che non corre il bastardo. Ecco, a chi ho sparato? Ditemi a chi ho sparato! Oh merda, si è arrabbiato. Che sta succedendo? Ah, che schifo! Che fai? Sono pronta, ma che c'ho un fucile a pompa, non ho paura di usarlo. Non ho più colpi manco per il fucile di precisione. Dovrei usare la siringa effettivamente io, Aspetta, fammela usare adesso, prima che sono troppo vulnerabile per fa.
fatto, ragazzi, ma sapete che vuol dire appena in tempo? Ah, mizzica, qua ci sono pure barili infiammabili. Vieni. Non è servito niente. Ragazzi, sono, sapete che vuol dire a secco, porca vacca? A secco! Non ho più colpi, non ho più niente! Che faccio? Madonna, ma così se può? Però ricarica la concia di tua madre! Ehi! Ah! È morto? Ragazzi, io non so se è stata solo una coincidenza pazzesca, ma erano gli ultimi due colpi che avevo. Cioè, se non fosse morto adesso, non potevo più sparargli, non potevo più fargli niente. Qua cosa abbiamo? Colpi per fucile. Ragazzi, è stata la coincidenza forse più assurda che io abbia mai vissuto nella mia carriera da gamer. Minchia sta capacità. Ecco, dovevo aumentargli lo scatto, questo avrei dovuto farlo. Mi dispiace per te, amigone, ma mi sa che non uscirai mai da qui. Altro che Doc diceva che volevi andar via. No, né cosa, mi dispiace. Madonna, 20.000. Così sì, così mi piace. Grazie, per il tuo mocciolo. Sei stato molto amicoso, certo. Molto amichevole e sono commossa per il nostro rapporto che forse è durato fin troppo poco, ma adesso dobbiamo dirci addio, amico. Ti dico addio. Ciao! Oh, finalmente! Ciao, amico, ciao! Oh, finalmente, ragazzi, abbiamo finito il capitolo 10. La prossima volta cominceremo il capitolo 11. Questa serie, ragazzi, durerà un'eternità. Grazie a tutti, un bacione. E a te, a tutti, ciurma la giocherina. Ciao!